Hi. Aspetta che tolgo lo starting sono. Eccoci qua. Hi. Va bene, dai, iniziamo. Allora. Si vede tutto? Va bene, perfetto. Va bene, allora, partiamo subito con quest'isola perché ci richiederà parecchio tempo. È un'isola labirinto a tema Super Mario che abbiamo già affrontato, diciamo, però sul gruppo di Facebook. L'ha affrontata un altro degli admin del gruppo di Facebook e adesso, insomma, la affronterò io. I love your island. Oh, thank you. Really, thank you. Allora, ora dobbiamo fare international questa live. Thank you, uncle. Zio sconosciuto. Una cosina piccolina volevo dire, ma mi sono dimenticata cosa volevo dire. Mannaggia. Allora, ragazzi, stavo dicendo, questo sogno è un'isola molto particolare perché è un'isola a tema Super Mario ed è un labirinto, ma è un labirinto molto complicato ed è un labirinto anche molto cattivo. Ora vi faccio vedere perché. 7, 2, 0, 6, 5, 9, 1, 9. 0340. Ok. No, no, non è che ci sono le tarantole. Allora, praticamente ve l'ho detto, io l'ho già affrontato una volta. Cioè, non l'ho affrontato. Ecco, livello 1 si chiama. Appunto, è solo il livello 1, ragazzi. E speriamo di finirlo. Ora vi metto anche il codice qui, così chi la vuole visitare. Comunque, stavo dicendo, quest'isola, sono una serie di isole fatte a livelli. Un'altra dei nostri admin del gruppo l'ha già affrontata e c'è stata un sacco di tempo. Speriamo di metterci di meno, ho bisogno del vostro aiuto, ovviamente, quindi. Allora, l'isola si chiama. Eccoci qua, siamo pronti. Allora, apriamo gli occhi. Siamo in un sonno profondo, questa è l'isola a livello 1. Allora, ragazzi, se non vi dispiace, io vi faccio vedere un po' quest'isola, come è fatta. Intanto mi vesto e chiamo l'aiuto di qualcuno che magari dal gruppo può venire ad aiutarci. Quindi, un momentino solo che metto il bel link della live, così magari qualcuno può venire a darci una mano perché, ragazzi, veramente è una cosa complicatissima quest'isola, questo sogno, è veramente complicato. Allora, un momento solo che cerco. Il link della mia live, delle mie live che in genere metto su Facebook, quindi dovrebbe essere qui da qualche parte. Mamma mia. Aspettate. Ok.
Sempre a destra, ma è un pro, cioè non è così che funziona. Non lo so se hai capito. Non funziona così. Non si può andare sempre a destra, purtroppo. Fatemi un attimo sistemare questa cosa, eh. Edit text. Intanto magari si collega anche qualcun altro, tipo Greti, Marco, non lo so, chiunque. Un attimo solo, che qua su Facebook non si capisce mai come si deve fare per copiare il link. Poi vabbè, tutto un fatto. Mettiamo il gioco delle trappole, quindi cerco trappole. Ok, ce l'ho fatta, raga, copia. Non lo scrivo. Venite ad aiutarmi in live. Se vi va. Ok, amen. Ragazzi, noi partiamo, insomma. Io penso che non usciremo mai da questo labirinto, però veramente non ne ho idea. Allora, va bene, prima di tutto vediamo da dove si entra. Io tra l'altro mi metterei anche la mappa qua sotto, perché così... Allora, guardate un po' com'è fatta l'isola. Si deve arrivare alla casa, cioè da questo Toad. Che sarebbe, non so se lo conoscete, cioè Super Mario lo conoscete, Todd è uno dei personaggi. Comunque, una cosa, io non vedo la barra del... Ah, bene, non si vede nulla, ottimo. Stavo dicendo, io non vedo la barra degli iscritti, quindi ditemi se voi la vedete, perché io non la vedo proprio, cioè la tolgo se non si vede ed è brutta così. Dicevo, demo attivo la mappa. Ok. Bene, da qua si entra. Non si entra da nessun'altra parte, vero? No. Va bene, almeno l'entrata sappiamo che... No, non si vede il numero. Ok, perfetto. Allora ora lo tolgo proprio. Perché... Cioè, è un po' no sense se non si vede, diciamo, no? Un po' stupida questa cosa se non si vede. E mi metto questo qui. Ok, perfetto, possiamo andare. Allora, ragazzi, mi serve tutto l'aiuto possibile, davvero, perché credetemi, quest'isola è proprio tragica. Allora, di qua niente, di qua vicolo cieco, di qua giù si scende, sì. Si va? No, ok, chiuso. Quindi torniamo indietro. Andrei di qua. E qui vedo che è chiuso, va bene, quindi non è da questa parte, giusto? Si deve continuare, si continua di qua, sì. Ah, ok, perfetto. Allora, vedete che in giro si devono prendere questi strumenti. Non puoi mettere visuale dall'alto. Certo, ecco, canna da pesca. Ok, eccoci qua, ragazzi, questa è la visuale dall'alto. Comunque non si capisce niente. Allora. Ho preso la canna da pesca, la canna da pesca non servirà a nulla, ci servono più che altro gli oggetti tipo la scala, la pala, eccetera, eccetera. Se vedete degli oggetti in giro, sono delle scatoline rosse come questa qua che vedete adesso. Ecco, mo la prendo un attimo solo, ecco qua, che cos'è? Canna da pesca, va bene, non ci serve neanche questa. Di qua ne ho trovato un'altra. Lo prende questo? Aspettate un attimo, fatemi vedere se riesce a prenderlo. Che è un po' incasinato. Cioè, tra l'altro, pensate che le cose che si prendono, cioè questi cubi che si mettono qui, sono cubi che tu posizioni. Ho preso l'erbaccia, lo sapevo. Vabbè, ciao, stati qua. Mannaggia. Vabbè, sono dei cubi che si posizionano appunto da terra, quindi io posso solo prendere gli oggetti prendendoli, prendendo
diciamo al piano terra, cioè non posso salire su queste cunette. Sto prendendo solo erbacce, l'hanno fatto apposta secondo me. Perché non riesco a prendere questo oggetto? Ci riuscirà? Vabbè, ho preso tutte le erbacce intanto. Vabbè, niente, non riesce a prenderlo, mi sa. O si deve prendere da un'altra parte, non lo so. Vabbè, prima eravamo riusciti ad uscire, quindi io tornerei un attimo indietro per vedere cosa succede se esco di qua, cioè che cosa trovo se esco da questo lato, vedete? Allora, ci sono una serie di tuomp che fanno il muro sull'isola. Guardate, cadono tutti. Ok, questa è una cosa troppo simpatica. E qui che ci sta una canna. Ah, bene, non posso prenderla. Invece no, io ti aggiro e lo prendo lo stesso. Invece non posso. Ma è una cosa cattiva. Vabbè, no, dai, ma questi sono cattivissimi. Ciao, Greti! Hola! Ho fatto un po' tardi oggi perché il gruppo ha compiuto 4.000 utenti. E quindi, ah, qui ci sono delle cose da raccogliere probabilmente. Qui ci sta la tenda di Blatero. Qui altri muri. Da qui niente, ragazzi. Allora è stato inutile uscire. Si è capito, dai. È stato inutile. Questo è solo il livello 1, eh. Cioè, io sto tentando di farlo anche abbastanza in fretta, ma non lo so se ce la faremo, ragazzi, veramente. Cioè, non è una questione di intelligenza, però è proprio una questione di aiutatemi. Allora, vabbè, noi continuiamo. Sono venuta a dare un saluto perché sto facendo un PowerPoint. Ah, ok, perfetto. Va bene, va bene. Allora, ti salutiamo anche noi. Ciao. Buon PowerPoint. La scuola prende tanto, eh? Tanti bei progetti. Va bene, raga, questi dovremmo riuscire a prenderli. Infatti, ok, mi devo mettere sotto quindi per prenderli. Questi due li ho presi. Che cosa sono? Canne da pesca, quindi inutile anche qui. Inutile. Il panada. Il panada. Un'altra canna da pesca fragile. Arrivederci. Un'altra canna da pesca fragile abbiamo trovato. Va bene, insomma, avete capito che cos'è. Ciao, JBZero! Sbaglio o sei nuovo sul canale? Oppure non scrivi da un po' di tempo? Perché. Ah, ok, sei nuovo sul canale. Grazie mille per il follow. Molto gentile. Se magari ci vuoi aiutare a risolvere quest'isola, sarebbe top. Allora. Va bene. Allora, andando di qua, niente. Di qua, niente. Di qua si continua. Perfetto. Un villager, ciao. Ma ciao. No, ragazzi, qua non si continua. Si resta fermi qui. Vabbè, una strada l'abbiamo eliminata almeno, no? Diciamo che è una cosa positiva. Non lasciamoci prendere dallo sconforto. Ok, benvenuto nel canale. Allora, mi fa molto piacere. No, vabbè, anche qui diciamo vicolo cieco, quindi non ci interessa. Ci sta questa erbaccia un po' in giro, non lo so perché hanno messo questa erbaccia. Di qua si passa? Sì, non ci credo. No, e qua è chiuso. Qua è chiuso. Qua è chiuso. Vabbè, almeno non ci sono mille strade che non portano da nessuna parte, no? Cioè, consoliamoci con questa cosa. Ciao, 8smanta8, 8smanta8, insomma. Smantle, che stupida Samantha. Ciao Samantha. Ti chiamo Samantha soltanto senza l'otto, va bene? Ciao Samantha. Smanta. Non ci leggo più. Se ti rispondi in ritardo vuol dire che mi arrivi in ritardo. Eh sì, vabbè, è normale che sia in ritardo. Cioè, è normale. È più normale che sia in ritardo che non. Va bene, ragazzi, io in un certo qual modo sono riuscita ad arrivare da un'altra parte. E non so come perché ho mosso un po' il Joy-Con a caso mentre leggevo i vostri commenti, quindi diciamo riteniamoci fortunati. Sono
Sono nuovo, cosa stai facendo? Allora, non so se tu hai questo gioco, probabilmente sì, se mi hai trovato. E questa è un'isola che ho visitato tramite codice sogno ed è un'isola che hanno fatto delle persone folli, che come vedete è un'isola labirinto dove si deve arrivare praticamente sulla mappa, vi faccio vedere, si deve arrivare dove sta la casetta, questa casetta qua che si chiama Todd. E quindi è un'isola molto complicata come labirinto, perciò diciamo ho bisogno di tutto l'aiuto possibile. Se non ce la facciamo in questa live, ci sarà un'altra live in cui risfideremo questo labirinto sperando di vincere questa volta. Però diciamo se riusciamo a finirlo adesso sarebbe veramente top. Allora, vedo che di qua non si va proprio da nessuna parte, quindi no, si torna dove siamo stati prima. Ah, aspettate. Si tengo, ma non ho il Nintendo Online. Ah, ok, perfetto, perfetto. E questa si può fare tramite il Nintendo Switch Online, perché appunto si possono visitare dei codici sogno. Per esempio, vedi, l'ho scritto livello 1 e vi ho scritto il codice sogno, cioè il Dream Address, l'indirizzo del sogno. Quante live faccio? È da morire, cioè se giri un po' sul mio canale ne faccio tantissime. In genere stream un giorno sì e un giorno no, ma a volte capita anche 2 giorni consecutivi. Oppure a volte ovviamente quando c'ho da fare, ovviamente non. In genere faccio le live la sera, qualcosina anche il pomeriggio. Porto per lo più Animal Crossing, tutte cane da pesca, vero? Sì. Porto per lo più Animal Crossing, però stiamo anche facendo una campagna su Zelda. E appena divento un pochino decente, facciamo anche un po' di online su Mario Kart, di sfide online, eccetera, eccetera. Oddio, ho trovato un'ascia! Pazzesco! Un oggetto diverso, dicevo, faccio anche un po' di live su Mario Kart e se vabbè avete l'online ovviamente possiamo organizzare anche delle sfide tra noi, cioè tra me e voi che seguite il canale. Vi ho messo appositamente un link Discord dove potete entrare, quindi ah ok, perfetto, grazie mille, grazie. Non so se anche tu fai le live, però io in genere ricambio sempre i follow, cioè ricambio follow anche alla gente che non usa Twitch per fare le live, quindi se ti arriva un follow sono io. Lo metto segui a tutti quelli che mi seguono. Va bene, intanto vedo che ce la stiamo cavando, cioè nel senso stiamo girando un po' di labirinto, stiamo trovando un po' di oggetti, quindi le canne da pesca sono inutili, però probabilmente l'ascia non sarà inutile. Anch'io tengo Zelda, ma non Mario Kart, però Ninja. No, io purtroppo non ho molti giochi. Oltre questi tre che vi ho detto, ho Ring Fit Adventure, però è un po' pietoso vedermi fare gli esercizi, quindi quello non lo porto in live. E poi vabbè, ho anche un altro gioco che è un gioco di Kingdom Hearts, però vedo che non è di grande interesse su Twitch e quindi me lo gioco io, insomma, senza portarlo in live, perché appunto non. Poi tra l'altro è un gioco dove non si comunica molto. Ah, grazie, sto simpatica, mi fa un sacco piacere questa cosa, lo sai? Io tra l'altro, cioè, sono qui per tenervi compagnia e per farmi tenere compagnia da voi, perché giocare insieme è sempre più bello. Anche e soprattutto quando si fanno queste isole demoniache, che non mi riesco a sbrogliare proprio. Vabbè, ragazzi, prima o poi andando a sbattere un po' ovunque riuscirò ad arrivare all'uscita. Che poi questa non è un'uscita, poi vi faccio vedere che cosa si deve fare. Che ci sta qua? Ah, ok, aspettate. Lo riesco a prendere questo oggetto? No? Sì, l'ho preso. È un'altra canna, vero? Sì. Sempre le canne da pesca. E che dobbiamo fare? Allora, qua tutto a posto. Qua tutto a posto. Ah, ovviamente, oltre alle cose che porto sul mio canale, ogni venerdì sono anche in live su un altro canale. Magari il nostro moderatore riesce. Sto accendendo il computer a seguire. Ok, perfetto. Magari il nostro moderatore Alberto riesce anche a metterci il link di questo canale, che è un canale dedicato a Star Wars, di un gruppo di persone tra cui faccio io parte, che fa cosplay più che altro. E stiamo portando avanti una campagna di gioco di ruolo a tema Star Wars. Se vi va di seguirmi, ogni venerdì sono in live lì e insomma giochiamo a questo gioco di ruolo con un Dungeon Master molto bravo. Eccolo qua, The Dark Side of Naples. Quindi se volete. Seguite anche questo canale e mi trovate ogni venerdì. Se no, ci sta ovviamente un avviso che vi dice che non ci sarò venerdì. Mi trovate ogni venerdì in live su questo canale, in un'avventura a tema Star Wars, dove appunto siamo protagonisti di questa avventura totalmente personalizzata.
Poi se non sapete cosa sono i giochi di ruolo, è un incentivo a seguirci ancora di più per capire che cosa sono, perché è davvero molto simpatico. Tengo i giochi... i giochi gratuiti che ho sulla Switch sono Rocket League, che però non ci gioco molto, e avevo Fortnite, però ci giocava mia sorella, non io. Io non gioco a Fortnite. E questo. Poi, se intendi giochi gratuiti che si hanno con il Prime, non so come funziona perché nessuno di quei giochi mi interessa. Poi ci sono estensioni e cose varie che ovviamente non sono interessata a queste cose, quindi non ti so dire. No. Di Rocket. L'albero, forse ci serve qui, lascia. Proviamo ad usarla. Sì, penso ci serva qui. Sì, ragazzi. Ok, mi basta Rocket. No, ma io te l'ho detto. Ragazzi, siamo riusciti. Oddio, non ci credo. Siamo usciti dal labirinto di giù. E ora inizia la parte brutta con i dubbi. No, allora, Rocket League, io non lo porto in live perché non sono brava a giocare. Ce l'ho. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No. Io piangere. Dicevo, ce l'ho perché ci sta appunto il nostro moderatore, Alanakinsk, che è il mio fidanzato, si chiama Alberto. E ogni tanto giochiamo insieme semplicemente, perciò ho Rocket League, però diciamo lui è molto più... Ragazzi, io cambio tubo, magari esco da un'altra parte. Lui è molto più bravo di me e magari ogni tanto portiamo le sue live, cioè sempre sul mio canale, però sono giochi, cioè sta giocando lui e io giusto commento e non sulla Switch ma sulla PlayStation. Da quanto gioco ad Animal Crossing? Allora, in ore di gioco... Sono 850. In tempo gioco da maggio dell'anno scorso, 21 maggio del 2020, che è stato il mio compleanno e mi è stata regalata la Switch e Animal Crossing. Un saluto ad Alberto. Sì, lui ci sta seguendo. Allora, ragazzi, io sto girando un po' questi... Ok, qui non possiamo andare. Io sto girando un pochino questi tubi per vedere se capito da qualche parte buona. No, 850, no, 750. 850 ore. Giochi anche tu a Rocket? Ecco, subito lui parte perché è interessato. Ecco. Magari allora ti andrà di seguire qualche live se la facciamo in cui il nostro Alberto giocherà a Rocket League. Ovviamente lui lo fa giusto per passare un po' il tempo, anche se mi fa arrabbiare alcune volte, sì. Vabbè, penso sia normale di Rocket che faccia arrabbiare. Ragazzi, qui mi sa che... Cioè, io continuo a stare nei tubi perché secondo me non dobbiamo inoltrarci troppo su questo labirinto. Bello, io ci gioco da un paio di mesi, è simpatico, eh. Sarò molto felice, top. Allora, vabbè, attiva le notifiche se ce l'hai sul telefono, l'app. Se no, puoi anche entrare nel Discord del mio canale e lì io metto gli avvisi quando faccio le live, oppure segui la pagina Instagram, però è dedicata ad Animal Crossing, ma io scrivo anche quando faccio le live su altre cose. Sì, se vuoi unirti al server è stragratuito, si possono unire tutti quelli che vogliono e cioè non serve follow, non serve sub, tutti quelli che possono andare. Eccolo qua, ce l'ha linkato subito. Ma com'è bravo questo moderatore. Ragazzi, io mi sto impapinando con i tubi. Iniziamo con questi tubi. Mannaggia la miseria. Ok, ho visto che sei entrato nel server. Perfetto. Vabbè. Vabbè, no. Qui non si fa niente, raga. Che dobbiamo fare? Vabbè, mo gireremo i tubi per un quarto d'ora, probabilmente. Che dobbiamo fare? Fortunatamente siamo solo da 20 minuti, una mezz'oretta in live, perché io massimo all'una stacco tutto perché domani alle 9 devo seguire, quindi mi faccio almeno 7 ore di sonno. Oddio, dove siamo arrivati? Ok, ragazzi, questa è, suppongo sia una prigione, cioè
Quindi comunque abbiamo sbagliato, è un easter egg? Aiuto? Ciao Alessio, buonasera! Oh, grazie mille per questo ride! Grazie! Thank you, thank you! Proprio adesso abbiamo spammato il canale delle live di Dark Side... Oh, ragazzi, che stupida, potevo andare di qua! Di Dark Side of Naples. E penso sia arrivato anche un follow, non lo so. Non so se l'hanno seguito. Però, ah, qua mi sa che serve l'asta da salto per fare queste cose. Così, perché io do sempre appuntamento a tutti il venerdì. Marco sta finendo il livello di Fallen Order. Ah, sì, ok. Io stasera ho avuto i 4000 follower nel gruppo, quindi sono stata super occupata col gruppo di Animal Crossing. Ora mi sono messa in live per fare questa live un po'. Oh, ragazzi, aspettate, forse ho trovato il modo. Questo è un bel trucchetto. Dai, dai! Sì! Molto bello Fallen Order. Non è che andando di qua riesco a fare qualcosa di interessante. Quanto durano le live? Le mie live in genere faccio un paio di orette, a volte è capitato 3 ore, però non... Diciamo è raro, faccio un paio di orette al massimo. Invece quelle lì del gioco di ruolo durano anche 3 ore, perché appunto essendo una sessione di gioco di ruolo, diciamo è un po' tutto lento, in 2 ore non si riescono a fare tante cose, quindi durano un po' di più, però le mie live in genere un paio di ore durano, anche perché io poi essendo una studentessa universitaria. E non inizio a capire perché dicevi che non si poteva sempre andare a destra. Ecco, lo so che è molto bella, è anche molto dannata quest'isola perché è un labirinto. Io dovrei arrivare alla casetta che si chiama Todd, non so se si vede sulla minimappa, è quel puntino rosa della minimappa. La vedete? Questo puntino rosa a fianco al coso dove dice che sto io. Il bello è che quest'isola è nuova praticamente, cioè sarà stata disegnata prima, però è nuova perché io vi ricordo che l'aggiornamento di Super Mario lo hanno fatto all'inizio di marzo praticamente. Ok, mi pare giusto, non ho capito cosa consistono i giochi di ruolo. Allora, praticamente il gioco di ruolo si parla, ok? C'è una persona che crea un'avventura, cioè un gioco parlato, non è un gioco, diciamo, dove ci sta un tabellone, non è un videogioco. E hai visto Stranger Things? Eh sì, ok, questo è un altro buon esempio che si può fare. Comunque, semplicemente ci sta una persona che si chiama il Dungeon Master. Sì, aspetto la quarta stagione, ok? Allora sì, penso te lo possa spiegare. Comunque ci sta questo master che inventa questa storia e le persone che vogliono giocare, in questo caso siamo 4 e adesso probabilmente 5 sempre del nostro gruppo di Star Wars, creano dei loro personaggi con delle schede, con una serie di abilità, una serie di caratteristiche del proprio personaggio e devono semplicemente affrontare questa avventura. Ovviamente... tutte le cose, se riescono a fare un tiro, se riescono a colpire un avversario, se riescono a scoprire qualcosa, dipende dal lancio di dadi. Se vuoi capire cosa si fa più di preciso, diciamo, si deve più che altro vedere gente giocare. Quindi, se ti va, puoi andare a recuperare delle live che abbiamo fatto per vedere che cosa si fa, insomma, oppure vederci direttamente venerdì. Ecco, proprio la prima puntata della prima stagione ci stanno i protagonisti che giocano ad un gioco di ruolo, quel gioco da tavolo nel seminterrato, però ve l'ho detto, non è un gioco da tavolo, cioè si può anche giocare semplicemente con delle schede che vi dicono le cose. Mi piace fare schifo, però voglio giocarci. Sì, il fatto è che non è propriamente un gioco da tavolo, capito? Cioè dovresti trovare un gruppo di persone, magari degli amici tuoi, che hanno voglia di giocare a questo gioco, capito?
Poi appunto penso che capirai meglio nel momento in cui magari riuscirai a vedere una delle live, oppure cerca semplicemente su YouTube, oppure vai a vedere i video del canale di Dark Side of Naples e sicuramente riesci a capire di cosa si tratta. Capito? Va bene, raga, mi sa che quasi va di tubi finché non si arriva in un punto decente, non lo so. Amici siamo tutti asociali. Vabbè, mica tanto, dai, cioè io ce li ho degli amici. Appunto, quelli con cui gioco a questo gioco di ruolo, comunque siamo amici, tutti quanti. Amici a cui piacciono le stesse cose che piacciono a me. Ok, ragazzi, forse riesco ad arrivare a questo oggetto, riesco a prenderlo? Ma perché non riesco? Devo arrivarci. Ah, ho capito. Ai. Vuol dire che è una canna da pesca? Sicuro che è una canna da pesca, sicuro. Sicuro come la morte. Aspettate che torno indietro. Cioè, pensate che sul gruppo di Facebook di Animal Crossing Paola era così. Vabbè, ho avuto la possibilità, io ho cominciato. Le superiori, ecco perché è complicato. Ah, vabbè, non ti preoccupare. Diciamo che le mie superiori non sono state rose e fiori. Considera che io di tutti gli amici che ho, nessuno era nella mia classe delle superiori, nessuno era nella mia scuola delle superiori. Sono tutti amici che mi sono fatta dopo o mi sono fatta durante il liceo, ma non nella mia scuola, capito? Cioè. Io ho avuto un liceo molto, molto travagliato soltanto perché studiavo e perché mi piaceva studiare, me ne sono uscita senza amici. Easy, easy. E invece, appunto, poi al Comic-Con, cose che mi piacciono, Fiera del Fumetto, ho incontrato il gruppo di Star Wars e tra l'altro in questo gruppo di Star Wars c'era anche Alana Kinsk, Alberto, appunto, e ci siamo pure messi insieme, quindi diciamo che. All'inizio può sembrare tutto buio, che non c'è nessuno, che non hai nessuno, eccetera, eccetera, ma non è così. Mai arrendersi. Io qua intanto sto ancora girando i tubi perché, boh, mamma mia. Ragazzi, veramente. Vabbè. Niente, neanche qua. Ma c'è un modo, cioè ci sta una guida online secondo voi per questa cosa? Fumetto, ti piace scrivere? Fiera del fumetto si intende, cioè il Comic Con, non so se ci sei mai stato, è una fiera del fumetto, dei videogiochi, di tutta diciamo quella cultura pop legata al mondo di anime, manga, fumetti, videogiochi provenienti da tutto il mondo, insomma diverse cose. E a me, se mi dici mi piace scrivere, diciamo di sì, però più che altro a me piace disegnare e giocare videogiochi e altre cose. Sono un po' la nerd per eccellenza, diciamo, anche perché sto anche iscritta a fisica. Non so se The Big Bang Theory ti dice qualcosa, però diciamo sono quel tipo di persona là. Ovviamente non ho la mente di Sheldon Cooper, sono una persona normale. Mi sono solo fiondata in questa università. Ragazzi, niente, di nuovo qui siamo, mannaggia. Ma se questo è il primo livello, immagina gli altri. Non avrei mai detto che ti piacevano i giochi. Eh sì, proprio tanto. Che poi, tra l'altro, io non ho neanche tutti sti soldi da potermi comprare tutti i giochi che voglio, ovviamente. Cioè, faccio quello che posso, diciamo, prendo i giochi che posso. Infatti per la Switch, anche se ce l'ho quasi da un anno. Sarà una lunga notte. Tu dici? Io già voglio spararmi. Ma secondo voi, come fai adesso stavo guardando? Ma come fai adesso stavo guardando? Hai visto? Hai visto? Sì, The Big Bang Theory. A me manca solo l'ultima stagione da vedere. Esatto, sto iscritta a fisica, diciamo quello che fanno i protagonisti di The Big Bang Theory, però sono ancora al terzo anno, insomma, cioè sono ancora alla triennale, ci vuole ancora un po' per la laurea, quando diventerò ricercatrice poi ve lo farò sapere.
Giuro che un giorno andrò in dipartimento vestita come Sheldon Cooper. Tra l'altro ci sta gente del primo anno che lo fa perché si è iscritta solo per questa serie TV. Soprattutto al mio anno. Poi, mamma mia, ragazzi. Non me ne dico e non me ne narro. Mamma mia. Fisica. Io adoro fisica perché adesso anche il prof. Eh sì, vabbè, non fa niente. I prof di matematica, di fisica in genere sì, sono severi. Ma. Non ti preoccupare, tu basta che studi e anche il professore più severo diventa un professore facile da affrontare. Mamma mia, raga, ci sto veramente perdendo la testa. Questo è un tubo nuovo? È un tubo nuovo questo, però non serve a niente. Vabbè, mi sa che dobbiamo fare così tutto il tempo, io. Ho capito. Tra l'altro io qua non ci posso manco andare, no. Vabbè, raga, che devo fare? Che dobbiamo fare? Ma c'è una soluzione su internet? Moderatore, riesci a trovare una soluzione a quest'isola? Qualcuno che l'ha finita? Che ne so, mi puoi dare un aiuto, qualcosa? Nuovo tubo inutile, infatti inutile. Siamo ritornati al tubo di prima. La cosa bella è che questi tubi non sono collegati a due, cioè tu puoi spawnare in un posto qualsiasi. In un tubo qualsiasi puoi arrivare, capito? Quindi. Non so neanche a percentuali come funziona, tra l'altro. Cioè, si deve saltellare qua sopra. Cioè, dai, chiudiamo un occhio se guardi i video. No, no, ma più che. Cioè, io non li vedo perché il mio computer non ce la fa ad aprire anche YouTube. Però, se magari il moderatore mi può aiutare a capire se sto sulla strada giusta, sennò veramente qua finiamo alle 3 di notte. Io domani seguo i corsi dormendo praticamente. E non è il caso, credetemi, non è il caso. Se no l'esame non si fa. Quel tuomp che tranquillo, tranquillo se ne sta lì. Eh no, di qua. Il bello è che ho anche raccolto tutte le cose che dovevo raccogliere, ma di qua si vanno. Non so dove sto andando. Io sto girando, non lo so. Bon. Hashtag siamo solo a livello 1. Ovviamente non mi faccio più livelli stasera perché sennò non è proprio il caso, credetemi. Allora, fatemi vedere un attimo se riesco a tornare. No, ai ai ai. Non è che ci sono oggetti, qualcosina, no, eh? Che devo raccogliere, che ne so, qualcosina che devo fare. No. Ma tutto a salti. Qua sì, cioè io sto cercando una strada. Non so per quanto tempo continueranno questi saltellini, mi dispiace. Dà un po' fastidio, forse, lo so. Mi dispiace. Sentite, io torno sui tubi, va bene, perché mi sa che qua mi sto solo incespicando. Mettendo in posti dove non devo stare. Una domanda, c'è un modo per craccare una Nintendo online? Non ti ho detto niente. Non lo so. Te lo dico chiaramente, non lo so perché io non ho intenzione. Figura è una brutta idea di gameplay. No, comunque. Io non lo so perché io non ho la minima intenzione di craccare la mia Nintendo perché me la voglio tenere così come è uscita dalla fabbrica. E quindi veramente non ti so dire. Penso che internet ti dirà tutto quello che vuoi sapere se lo vuoi sapere. Ah, lui dice purtroppo no, va bene. Ragazzi, mi sa che non riesco a tornare indietro. No, vi prego, fatemi tornare. Per favore. Aiuto. Vabbè, mo ci riesco a tornare, dai, ragazzi. Ce la posso fare.
mio Dio. Esatto. Lo dicono tutti, anche ieri sulla live del gruppo di Animal Crossing. Tutti vanno, non puoi né scendere né salire. Ok, sono tornata ai tubi. Sono tornata al tubo. Non lo so, raga, qua si va solo di tubi, mi sa, oggi. Cioè, sapete cosa? Se riesco a scendere... Cioè, se riesco a tornare nel tubo che mi fa tornare giù, allora sì, altrimenti, boh, questo tipo non mi fa tornare giù, questo mi fa arrivare qua a caso. Però sapete cosa mi chiedo? Cioè, mi chiedo se questa sia la strada giusta, perché che ci starebbe a fare un tubo proprio lì, capite? Una persona ti ha mandato qualche soldo? Sì! Ho quattro iscritti per adesso. Uno è Alberto. Però sono iscritti con il Prime. Cioè, nel senso, se hai Amazon Prime, puoi registrare il tuo account Twitch e Amazon Prime ti regala un'iscrizione ogni mese gratuita di 5 euro, dove 2,50 euro andranno allo streamer del canale e 2,50 euro andranno a Twitch. Io ho raccolto per adesso 4 iscrizioni e poi ci sta uno che ci segue che mi ha donato qualche bit pure, se non sbaglio 2 euro di bit. E basta. Comunque questo è un canale disinteressato dai soldi, cioè io voglio giusto giocare, poi è tutto diciamo a vostro volere, donare, non donare, eccetera, eccetera. Ovviamente io l'ho sempre detto, spenderò i soldi che magari mi arrivano, ovviamente forse voi non lo sapete, ma se non si raggiungono i 100 euro non si possono ritirare i soldi, quindi io non posso ritirarli finché non raggiungo 100 euro, cioè dollari. Nel momento in cui raggiungerò i 100 dollari, se raggiungerò i 100 dollari, ovviamente spenderò i soldi nel canale di Twitch, quindi magari per comprarmi una telecamera decente. Per comprarmi, che ne so, altri giochi da streamare, eccetera, eccetera. Ok? Se sentite dei tonfi, il bambino al piano di sopra, come sempre. Sì, infatti, sì, ma comunque ve l'ho detto, il mio è un canale disinteressato dai guadagni. Poi, se ci sono, verranno spesi nel canale, ovviamente. Giusto soltanto per far avere a voi una migliore esperienza di live ogni volta che si può, diciamo, fare, che si può fare un upgrade. Già il green screen, questo qua che ho qua dietro, non l'ho preso io, me l'ha regalato mia sorella che lavora e ha detto non ti preoccupare, te lo prendo io, che tra l'altro sta 20 euro sto coso. E l'ho attaccato con le mollette dei panni, ovviamente, perché non è che mi compro anche la struttura. Penso che farò del live quando sarò più grande. Eh sì, penso che Twitch sarà molto felice di avere un'altra persona che fa le live. Ah, mi sa che Twitch sarà molto felice anche quando finirò di fare su e giù da questi tubi. Oh. Questo è nuovo. Ok, sono finita su una spiaggia. Saluto un attimo mio padre che mi è venuto a salutare. Sì, sono su una spiaggia e non serve a niente. Eh no, mi sa che dobbiamo avere un altro oggetto per... Tipo una scala, che ne so. Magari per... No, ma non serve a niente comunque. Pazzi filosofi nel design, ma rientri nel tubo in cui sei uscita e riesci da una parte diversa. Sì, è tutto randomico. Posso uscire da un qualunque tubo che... o rientrare in un qualunque tubo e uscire da una parte completamente diversa. Cioè, in pratica lo devo trovare, capito? Però io sono solo dotata di un'ascia e l'ascia l'ho anche usata per abbattere un albero e penso servisse a quello. Perché l'albero mi ha fatto raggiungere i tubi. Ora io vorrei raggiungere di nuovo il tubo per... Ecco, vedete? Devo raggiungere quella bandierina di Bowser. Non so se la vedete. Come faccio a vedere? Aspettate. La vedete quella bandierina? Sta dietro la chat. Non so se la vedete. Sotto la chat adesso.
Penso che dopo questo non fai. Pensa, questo è il mio secondo labirinto. Perché il primo labirinto. Chi è arrivato? Lo sapevo, ok. Ragazzi. Lo faccio solo per te, Emanuele. Allora, JB0, non so come ti posso chiamare, ti chiamo JB. È normale che sentirai l'inno russo su questo canale perché no, no, ragazzi, ma cosa? Ecco, esatto. È normale che sentirai l'inno russo su questo canale perché la voce da loro con le orecchie date. Oh, ma quanto sei gentile, Emanuele. Tu sai come si esce da questo labirinto maledetto per caso? Vabbè, comunque è normale che si metta l'inno russo perché questo canale, da quando ho scoperto che nei sound alert, cioè questa estensione che ho messo nel canale, ci sta l'inno russo, l'ho messo sempre io, si sono affezionati a questo inno russo e quindi lo mettono sempre. Ci sono un paio di persone che quando entrano in live si annunciano con l'inno russo, in particolare lui, Black Anubis. E poi un'altra che si chiama Greti, che è un'altra ragazza che ci segue molto appassionatamente. Sì, infatti, cioè dovrei trovare. Allora, io so di certo. Guardate, sono capitata di nuovo qua. So per certo che. Ma come si fa? Così JB con pronuncia le lettere JB. Ah, ok, JB. Ok, perfetto. Ma come si fa? JB. Come JD di Scrubs. Ho visto Paolo impazzire. Ah, ragazzi, sono tornata al piano terra. Quindi io voglio un attimo tornare indietro. Voglio un momento tornare indietro a riprendere quello strumento che io ci scommetto l'anima. È sicuramente una canna da pesca. E poi con un po' di fortuna tornerò qui. Con un po' di fortuna tornerò dal lato dei tubi. Tieni presente che la zona finale non si raggiunge con. E sicuramente non si raggiunge con i tubi. Dove prendere la strada, salto e la scala. Non so se si è notato, Albi, che ci sta un. Raga, ma non si possono fare i tubi randomici, ma stiamo scherzando, eh? Sì, sono tubi randomici. Vabbè, comunque stavo dicendo che non so se hai visto prima che io non ho preso una delle scatolette rosse con gli strumenti e ora sto andando a prenderla perché suppongo sia la scala o l'asta da salto. E se è la scala o l'asta da salto, diciamo che siamo un pochino più a cavallo di quanto dovremmo essere. In questo momento, quindi magari riesce a sbloccarci un po' la situazione, solo che devo un attimo raggiungere quella zona. E vabbè, vedo che sto anche andando abbastanza di fretta, quindi cioè, riuscirò ad arrivare in un tempo decente dall'altra parte dell'isola. Ora vi faccio vedere dove sta la scatoletta, non so se ve la ricordate. Io ogni tanto guardo verso di voi per vedere i commenti, ovviamente. Ok, perfetto, siamo qui. Adesso dobbiamo andare verso il basso per raggiungere l'altra parte dell'isola. Ok, sto stranamente andando bene, raga. Non è che qua mi nascondono qualcosa che sta per terra, no? No. La si fa. Una domanda, com'è la tua isola? Allora, la mia isola non ha esattamente. Aspettate, forse è quello che devo prendere, vedete? La mia isola non ha un tema preciso, diciamo. Si chiama Little Tiki. I tiki non so se sapete cosa sono. Sono delle
delle maschere di legno delle isole tropicali, una cosa del genere. E diciamo, poi ve la faccio vedere ovviamente. Ora si è arrivato che già ero partita, quindi... Raga, come si prende questa cosa? Sto impazzendo! Una domanda si fa per dire, ne ho fatte 300, vabbè, non ti preoccupare. Oddio, l'ho presa! Lo sapevo. Ok, era la canna da pesca. Va bene, vediamo di non impazzire e torniamo indietro. Ragazzi, se vedete degli oggetti ditemelo per favore. Era una canna da pesca maledettissima. Albi, tu non hai trovato la soluzione di quest'isola, vero? Ma non è che un troll non si può fare? Vabbè, io esploro tutto perché probabilmente mi sono persa qualche oggetto, non lo so. No, non mi pare. Quanto vorrei una scala! Con la scala sarebbe tutto più facile. Ho visto un video. Ecco, ci azzecca un sacco questa canzone. Hai visto un video? Ottimo. Io lo so che devo prendere la pala e l'asta da salto, ma dove stanno? Perché qui non se ne vede la traccia, non se ne vede l'ombra. Ma come fanno? Come fanno? Vabbè, c'è gente che ci ha perso diverse ore. Io proprio perché non ci voglio perdere ore, chiedo un aiuto a voi, raga. Perché se no qua si va a dormire alle 3. E non è il caso di andare a dormire alle 3. Cioè, qua tipo si dovrebbe usare la scala e la palla, non lo so. Pure con la palla sarebbe tutto più easy. Albi, ti prego, dammi segni di vita, dammi qualche indizio, fa qualcosa, non lo so, pago pegni ogni volta che chiedo una mano, fate voi. Veramente, cioè qua. Però io intanto sto tornando indietro, diciamo che fortunatamente la strada non è difficile da fare. Non so. Guarda, guarda! Non ci posso credere! Ragazzi! Sto cercando per vedere se si vede dove li trovo. Ho capito. Raga, qua ci sta un oggetto. Sono proprio cattivi questi, cioè l'hanno nascosto. Mo devo andarlo a prendere, però devo prenderlo ovviamente salendo sopra questi turzetti qua che escono. Non ci posso credere, veramente. Cioè, mo sarà un'altra canna, sicuro. Ma non è che se dico canna mi bannano. Sono canne da pesca, Twitch, ti prego, non mi bannare. Si meritano tutto il male, sì. Ma no, fammi tornare indietro per favore, ragazzi, mi sono bloccato. No, non è vero, eccoci qua. No, mi sono bloccato, aspettate. Ah, voglio piangere. Che poi se mi trovassi davvero nella vita in un labirinto del genere, io veramente impazzirei subito. Una stella. Non è che quella stella ci indica qualcosa? No, che ti deve indicare? Non ti indica proprio niente. Sei nella cacca rimane. Let me in, esatto. Let me in! Ok, forse ce l'ho fatta a raggiungere di nuovo l'inizio dei tubi. Io ho sempre paura che qua. Io scavalco, non sono certo un pazzo a fare. Ma come fai a scavalcare se. Se non ci sono oggetti, cioè non hai la scala, non puoi scavalcare. Quando viaggi nei sogni, purtroppo, inizi a tasche vuote. Capito? Beh, se rimani a casa è anche meglio. Albi, perché fai questo silenzio? Fammi capire.
Tu mi devi dare una mano. Ovviamente spawno nel posto sbagliato. Mi sono accorto solo adesso, eh. Non lo so. No, non si vede. Cosa non si vede? Che cosa non si vede? Please. Oh, please. Nope. A un certo punto c'è un taglio e magicamente li ha in borsa, ma secondo me sarà vedendo qualche speedrun di qualche giapponese che non si capisce che avvenge. Aspettate, raga, forse di qua ci posso riuscire a raggiungere quell'oggetto. Allora, ci facciamo questi saltelli, giuro che dureranno poco tutti questi zompetti. Aspettate un attimo, perché poi io la vedo strana questa situa. No, di qua non si va. È un giapponese, ma si è reso, ma praticamente lo stesso livello al piano superiore. Ah, sì. Sì, esatto. Probabilmente lo raggiungerò così, quell'oggetto maledetto. Noi siamo italiani e non ci arrendiamo. Da buoni italiani non ci arrendiamo. Davvero? Aspettate, perché io forse. Cioè, dietro questi. C'è un oggetto qui. No. Dietro questi punti interrogativi bellissimi, ho sempre paura che si nasconda un oggetto che non si vede. Per esempio, qui? No, non c'è più. Ok, ragazzi, ci stiamo avvicinando alla zona dove ci stava quell'oggetto. Messo proprio a cazzimma. Si può dire cazzimma. Mi fai passare. Ci riusciremo, dai. Dai, diciamo che me la sto imparando a memoria pure un po' questa mappa, quindi dovrebbe andare sempre meglio. Vedete, qui per esempio si va e si deve scavare qua probabilmente. Ma dove stava l'oggetto nascosto tra qui? Qui c'è qualcosa, no? Aspettate, allora, vado di qua e si può continuare. Guarda, dove stava l'oggetto? Ah, forse da questa parte. Io non mi ricordo tanto bene. Ah, eccolo lì, l'ho visto. Però ovviamente si accede solo da quel lato. Di qua non si può accedere. Ah, va bene. Va bene, restiamo calmi. Calmi. Che poi lo dico a me stessa. Keep calm. Ok, ce l'ho fatta, va bene. Ce l'ho fatta, ragazzi. Cosa ci sarà in questo oggetto maledetto? Eccolo qua. Che cos'è? Mamma mia, non ci credo! Ok, io felicissima. Adesso dobbiamo solo tornare indietro, tornare nei tubi. Oh, Dio. Va bene, dai. Sì, ce la stiamo facendo, ragazzi. Stiamo solo da un'ora in live. Io tra l'altro, che ore sono? Ok, è mezzanotte. Ora la scala. Però la scala dove si trova? Si trova qui? O si trova. Ah no, forse ho capito dove si trova la scala.
forse ho capito. Mi sto emozionando anch'io. Ragazzi, ma io sono emozionatissima. Ma io perciò mi diverto a giocare con voi, vedete? Perché vi emozionate tutti. È tutta un'emozione collettiva. Vabbè, dai, su, su, ce la posso fare, ce la posso fare. Allora, io devo solo raggiungere un isolotto con un tubo tipo quello e siamo a posto, perché poi riprendono i tubi. Andiamo a Merlino. A Merlino, a Berlino. Andiamo a Berlino, Beppe. Aspettate un attimo, ma aspettate, aspettate, aspettate. Di là si può arrivare in qualche modo, no? Dove devo saltare per arrivare là? Aspettate, forse devo saltare di qua. No, di qua è chiuso, quindi devo arrivarci da un'altra strada. Ah, ok, forse ho capito che strada. Di qua non si può saltare? C'è la cassa? Eh no, non si può saltare. Allora, di giù così. Poi di qua. Poi di su così. Ok. Va bene, dai, l'ho raggiunta, l'ho raggiunta. Adesso rientriamo nei tubi. Ragazzi, non ci credo, sono emozionatissima. Allora, vediamo un po' che altre zone sblocchiamo. Grazie, grazie. Mamma mia, e giustamente andiamo su un'isola inutile. Ma tiene le cose come te su Nintendo scheda? No, sulla scheda. Schedina, schedina Nintendo. Schedina Animal Crossing, sempre e comunque. Mi piacciono un sacco le schedine, cioè secondo me sono il top. Sono belle. Ragazzi, l'asta da salto funziona. Se... Là non ci posso andare, qui è stato inutile. Torno indietro. Sconsolatissima, torno indietro. Se riesco, ok, grazie. Mi viene l'ansia se non riesco. In che senso sono amare? Cioè, il gusto? Che hanno un sapore amaro in bocca le schedine, questo stai dicendo? Forse la scala è quell'oggetto sulla spiaggia? Sì, ci ho pensato anch'io che è l'oggetto sulla spiaggia la scala, e infatti si raggiunge così. Vediamo se ci riesco, aspettate. Cioè, in realtà c'ho in mente un'altra cosa che volevo provare. Sì, ti devo dire, te la devo dire sta cosa. Un po' di volte quando devo cambiare i giochi, soprattutto quando gioco a Ring Fit, metto la schedina tra le labbra ed è vero che sono amare. No, non lecca le schede, penso se le mette in bocca per, cioè capito, tipo uno fa così, ragioni un attimo, sistema le cose, poi la rimette a posto. Se tipo dopo si sente un sapore un po' strano in bocca, non lo so. Un po' di circuiti, capito? Non mettetevi le cose in bocca, ragazzi, non fa bene. Che le provano maledenti. Io questo volevo fare. Mo' mi porta in un punto mortissimo. O mi porterà alla scala. Allora, se salto di qua, dove mi porta? Qua sicuramente stiamo continuando, cioè, sicuro proprio. Ok, vicolo cieco, good. Serve. Quando uscì la Switch disse che erano fatte apposta, non so come, per essere disgustose. Veramente? No, infatti il gusto, cioè, fa un po' schifo, quindi se la gente ha iniziato a slinguazzare tutto, penso per non farle ingoiare ai bambini, perché è un sapore brutto. Comunque è vero che è un sapore brutto. Perché di qua non si può andare? Perché non si può andare? No, scusatemi, aspettate un attimo. Si può andare di qua? Perché non mi fa andare? No, raga, no, non va bene questa cosa. Aspetta un attimo.
Dio, ce l'ho fatta! Stavo per piangere. Ok. Ok, va bene raga, non ci credo che stiamo continuando davvero. Dopo 3 ore passate nel labirinto di sotto, non mi dite che questo è un vicolo cieco? No, ok, no, no. Ok, sì, invece. Oddio! Qua serve la pala! Aiuto! No, non ci credo. Va bene. Ok, manteniamo la calma e continuiamo. Non impazziremo in questo labirinto. È solo un gioco. È solo un gioco. Non posso scavare con l'ascia, purtroppo. Non si può. Scava con le mani, scavo con i denti, con i piedi, con la bocca. Lì sicuro c'è la scala. L'hai visto dal video che c'è la scala. Please. Mi serve la pala. Non ci credo. Vabbè, no. Io sono sconvolta. Allora, quindi dobbiamo prendere i tubi. E dobbiamo vedere dove ci fanno capitare questi. Vabbè, almeno nel labirinto giù non ci torniamo. Ragazzi, ma io piango. Sì, anch'io piango. Vabbè. E dai. Ok. Voglio piangere anche io, raga, io massimo, massimo proprio all'una via perché non. Io devo seguire domani, non posso stare una pezza. Già ci sta la professoressa di metodi matematici che corre come una dannata. E già oggi che stava alle 2 il corso è stato faticoso seguire. Perché ha corso come una dannata. No, di qua non si va proprio da nessuna parte, quindi magari si torna indietro. Ok. Va bene. E vabbè, ragazzi, il sacrificio che dobbiamo fare? Fortuna! Proprio qui dovevo andare, grazie. Qualcuno mi vuole bene da lassù. Dai. So che puoi farlo. Oddio, sì. Oddio, sì. Va bene. Allora, raga, io lo userei solo per scavare lì, laggiù. Io Luna, già una fortuna che faccio lezione, figurati sveglio. Ah. Oddio. E mo' è tornare indietro, torni indietro. Ci fai sto piacere, per favore? Grazie. Ragazzi, vedete come sono. Cioè, Animal Crossing, un gioco così carino, che uno dice, ma cosa ci può essere di bello da portare in live? Questo! Questo! Capito? Ah! Ok. Va bene, mo' spawneremo da un po' di parti inutili, però credetemi, a un certo punto ce la faremo. Ce la faremo! Ce la faremo! Io bevo perché ci sei. Oh. Me la sono data nei denti. Bello il mio bicchiere. Perciò l'ho messo nel disegno del canale. Quel disegno poi l'ho fatto io. Non so se. Cioè, penso che JB non lo sappia. E ci ho messo la Switch, perché io gioco alla Switch. E ci ho messo il mio fidatissimo bicchiere che non mi fa morire di sete quando vado in live. Va di dottore. Vabbè, no. Non va bene. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Allora, io la uso solo per scavare lì, perché ragazzi, scavo lì e non trovo niente, non lo so cosa posso fare. In marzo 2020 non è tutto bene. Posting my stream. Oh, grazie! Grazie, tia! Grazie!
Poi lui è uno di quelli che è entrato per primo nel server. Bonsoir. Buonasera. Grazie mille per l'host. Allora, quindi mo proviamo qua, dai. Dai ragazzi, non ci... Io sono l'unico povero che ha il Nintendo Switch Lite. No, non è vero, tantissima gente c'ha il Lite. Non è vero. Io non ti ho detto di andare di qua. Vai di là. Muoviti. No. Buonasera, Swordfire. Bellissimo questo nickname. Hi. Comportati bene. Ah, ok, era uno che stava guardando te. Salve! Aspettate, cioè qua si impalla sempre. Cioè, a un certo punto poi ce la fa, eh. Però, ecco qua, ce l'ha fatta, dai. Dai, su. Ragazzi, oggi necessito di tutto l'aiuto possibile. Ma io non mi comporto sempre bene, mi hai visto fare il cattivo? Good. Vai. Dai. Ma perché si impalla? Io non lo so. Grazie per il complimento al nick. Eh sì, è molto carino questo nickname. Sembrano dei nickname che la gente si mette sui giochi di MMORPG online. Ragazzi, pregate che sia la scala, per favore. Cioè, ma dovete proprio pregare. Oddio, un oggetto! Non ci credo! Oh, non ci credo. No, 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 va bene. Oddio, sono emozionatissima. Ok. Peccato che non gioca ai miei MMORPG. Eh sì, lo so, però te l'ho detto, sembra un nome da MMORPG. Io ci ho giocato ai MMORPG. Allora, ragazzi. Io voglio piangere. Allora, ragazzi, abbiamo tutte le gli strumenti che ci servono. Come si fanno a comprare, come si chiama, rape? Le rape? Come si comprano le rape? E la domenica si comprano le rape. Domenica mattina fino a mezzogiorno, poi a mezzogiorno se ne va. Trovi una simpaticissima. Ok, buonanotte. Trovi una simpaticissimissima. Come posso dire? È una porcellina, se non sbaglio. È un maialino che si chiama Brunella che ti vende le rape. E poi tu le vai a vendere da Mirko e Marco. Ovviamente ti conviene venderle quando Mirko e Marco le pagano a un prezzo superiore rispetto al... Aspettate, voi sapete che faccio? Mi faccio proprio... Aspettate, scusatemi. Allora, qua ci metto la scala. Qua ci metto la pala. No, anzi, l'asta. Qua ci metto. Dai, che sfiga, non mi sveglio male la domenica. Eh sì, è così. Cioè, solo. Vabbè, puoi fare time travel volendo. Sposti l'orario della Switch. È un trucchetto. Qua mi sa che non salta. È stata un po' inutile questa mossa che fa. Invece no! E invece sì! Ora non torno più indietro! No, questa non è la mia isola. Questa è una maledettissima isola. È una maledettissima isola labirinto che... Mi sto innervosendo un sacco, ragazzi. Non riesco a tornare indietro. Ah, aiuto! Eh sì, mi sa che abbiamo beccato un bug. Cosa ho fatto? Niente, ho usato l'asta da salto e basta. Tranquilla proprio. Non vi preoccupate, c'è sempre un modo per risolvere. No, ho sbagliato. Aspetta, aspetta, no, no, no. C'è sempre un modo per risolvere la cosa.
Esattamente, hai ragione. Eh sì, lo so. Alla piazza? Va bene. Devo prendere lezioni di come fai. Aspetta, ma devo prendere lezioni da te, come fai? In che senso? Ma a risolvere? Ciao, bello. Non fa niente, raga, rientro, tanto la strada ormai la sappiamo, no? Cioè, ci metto 2 secondi ad arrivare dall'altro lato, non mi preoccupate, veramente. Perché dobbiamo solo tornare nella zona dei tubi e abbiamo. Ah, ma io c'ho la scala! Ragazzi, non fate così! Non piangete! Io ho la scala! Non vi preoccupate! Ecco qua! Ho risolto, tranquilli! Ah, sì, vabbè, il soccorso! Tranquilli, raga, non piangete, per favore! Va bene! Tutti quanti, no, ma come? Come fregare il sistema, esatto. No, se c'è un bug così si deve fare, raga, per forza. Quella scala ha asciugato le mie lacrime. Mamma mia. Allora, raga, secondo me che devo fare adesso? Dove devo andare? Cioè, ho la scala, dove devo andare adesso? Dove devo usarla questa scala? Aspettate, forse ho capito dove devo usarla. Io devo arrivare a quella casa. Ce la farò ad arrivare a quella casa! Se salgo di qua. No, di qua non si mette la scala, non si può salire. Di qua? No. Questo l'ha fatto apposta a mettere le cose così comunque, perché così non si riesce a salire. Raga, vi fate venire qualche idea su dove potrei salire, su dove devo salire? La scala alla fine? Non ho capito? Non ho capito? Aspettate un attimo, fatemi collegare la mia luce alla batteria esterna, perché sennò qua si sputa tutto. Questa è carica? Sì. Dove ti metto? Allora, devi fare prima un percorso. Ho capito che devo fare il percorso, però devo salirci su un isolotto. Devo riuscire a salirci in qualche modo su un isolotto, no? Ti trovi? Tipo questi isolotti qua che li vedo molto carini e vicini tra di loro. Ok, forse di qua. Per addormentare, aspetta. Non di qua, dici, non di qua. Stai per addormentare, però voglio finire. Sì, dai, ce la stiamo facendo. Ok, quindi non si deve andare di qua, dice il nostro carissimo moderatore. All'uscita di uno dei tubi. Ok, va bene, va bene. Va bene, dai, ce la meritiamo questa piccola mano da parte sua. Su, dai, ce la meritiamo. Ci si è pure passata prima. Ah, beh. Bene, bravo, sono molto intelligente. Sono una persona intelligente, ragazzi. Ce la si fa? Ma da quanto tempo stai facendo questo labirinto? Da tutta la live. Quanto dura la live? Un'ora e venti. Da un'ora e venti. Se vuoi provaci anche tu. Fammi sapere come va. Ho messo il Dream Address proprio lì, se hai Animal Crossing, ovviamente. E questo l'isolotto? Però mi credo stupida. Scusate un attimo, raga. Si deve caricare la lampada.
Ah, non hai Animal Crossing, che peccato. È proprio un bel gioco. Ok, si è caricata la lampada, tutto a posto. Perché ci sta un angolino del green screen che non è molto. Ok, adesso penso di aver risolto. No, non è vero. Aspettate. Ora ho risolto. Non è questo tubo. Va bene. E andiamo su un altro tubo. Vediamo cosa ci dirà il futuro. È questo? No, perché non vedo i solotti nelle vicinanze, quindi non sarà questo. Comunque, ci sta che dopo tutto questo tempo non riesci più a ragionare e capire dove usare gli oggetti. No, è che semplicemente non mi viene in mente dove potrei usare la scala, capito? Perché ho detto, ma dove la uso effettivamente? Perché qui ogni cosa, diciamo, ti diceva, ti dava un indizio, no? Cioè, se tu vedevi una zona dove c'erano degli isolotti lontani, dici qua ti serve la strada salto. Però la scala non saprei, capito? Non penso neanche qui. Ah! Infatti. Intanto saluto gli altri che ci stanno seguendo, vedo che siamo arrivati a 9 spettatori. Ragazzi, benvenuti. Se avete voglia di aiutarmi a finire questo labirinto, commentate se qualcuno l'ha fatto, non lo so, altrimenti niente, guardatemi impazzire. Allora, che dice il tuo secondo gioco preferito, terzo? Allora, il mio primo gioco preferito, diciamo tutte le piattaforme in generale, è la saga di Kingdom Hearts. Ah, grazie Swordfire, molto molto gentile, grazie, grazie. È la saga di Kingdom Hearts. E poi ovviamente, vabbè, gioco per la Switch preferito, Animal Crossing, tutta la vita. Albi, mi puoi avvertire quando arriviamo sull'isolotto dove usare l'asta, perché io non lo trovo, cioè dobbiamo girare un po', mi sa. Poi, allora, se dobbiamo parlare solo di Switch, il primo gioco preferito Animal Crossing, il secondo Zelda, sì, esatto, il secondo Zelda, e il terzo Ring Fit Adventure. Beh, il follow te lo meriti, sei simpatica. Grazie mille, io questo voglio fare su questo canale, far ridere la gente, farmi vedere impazzire e altre cose. Ti ringrazio un sacco, veramente. Aiuto! Ragazzi, aiuto! Per favore! Mamma mia, aiuto. È questo? No, non è questo. Non è questo. Oh, Alanakis che mi ha mandato un messaggio. No, ha detto che si è bloccato il computer, non ci può dare una mano. No. No. No, vi prego. Ora non abbiamo neanche più l'aiuto esterno. Arrestate che ha randomizzato i tubi. Sono i sviluppatori, i programmatori, saranno stati loro. Mannaggia. Ok, mi ha mandato una foto. Ah, ok, perfetto, perfetto. Ha detto comunque da qui. Va bene, ok, va bene, va bene. Mi ha fatto vedere da dove è, in effetti è abbastanza banale come cosa. Sono io che sono un po' scema. Però ci arriveremo, dai. Cioè, dobbiamo aspettare di arrivarci con i tubi, raga. Intanto ci facciamo due chiacchiere, un caffettino, qualcosa. Prima mia sorella mi ha portato una bella cosa qui. Cioè, era proprio l'ha fatto con latte e cacao amaro. Era una cosa squisita. FBI, open up! Tutti contro di noi, sì. Allora, non è da qui. Che dobbiamo fare? Oh, ce l'abbiamo fatta! È questo. In effetti è abbastanza banale come cosa. Va bene, saltelliamo. Facciamo un po' di zompetti. Grazie sorella, cosa? Cosa grazie sorella? La 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 la. Che ne dici di saltare? Grazie. Qua si salta. Oh, sì! La la lilla la lu. Zompettiamo felici. Mi sono spaventato come FBI, avevo le cuffie al massimo. Io infatti ho sempre le cuffie a 19 su 100 perché anch'io saltavo tantissimo. Cioè la prima volta proprio. Oh! Però non avevo ancora acceso la telecamera, quindi non si sono gustati questo momento di paure. Per la cosa che ti ha portato Little Alley Channel.
Sempre premurosa. No, non ho capito. Non ti sto capendo, Emanuele. Non ho capito. Sono stupida. Sì, sono stupida. Raga, non ho capito. Mi sono persa un messaggio. Non lo so. Dai, ce la si fa. Bene, una serie di tuonto. Yay, 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 dai, dai, salta, perché non salta? Hai detto che ti ha portato una cosa da bere. Ah, mia sorella! Sì, mi ha portato una cosa, mia sorella. Grazie, sorella. No, no, sono io che mi perdo i messaggi. E poi il fatto che la live è un po' in ritardo rispetto a me non ci fa comprendere tanto tra di noi. Oddio, raga, non ci credo, vedo la casa. Dai, ho solo perso 10 anni di vita. Oh, mamma mia. Ragazzi, forse siamo vicini alla nostra meta. Oddio, la stella. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Cioè, lo vedo. Comunque, che giochi hai giocato sulla Switch? Allora, giochi che ho giocato sulla Switch. Io ho giocato ovviamente tutti i giochi che ho comprato, no? Perché ci sono persone che li comprano e non ci giocano oppure non lo fanno subito. Allora, il primo gioco che ho avuto è stato Animal Crossing e resta il mio preferito. Dopodiché ho avuto Zelda. Dopo Zelda che ho finito una volta da sola, una volta con Alberto, appunto, il moderatore che ora si è bloccato il computer. Un'altra volta lo sto portando in live, se volete seguirmi ogni tanto faccio quello. Eh sì, manca poco, ma qui non salta, non lo so perché. Vabbè, e io salto di qua, che devo fare? Ok. E poi ho giocato, eccolo qua, è tornato. Poi ho giocato a Natale, ho ricevuto Ring Fit Adventure che mi sta tenendo in forma, infatti ragazzi oggi mi fanno male le gambe perché veramente funziona Ring Fit, prendetelo perché funziona se volete tenervi in forma, se volete dimagrire, non lo so. Devo ancora vedere le cose, già visto Zelda e tento non rivedere le cose che ho visto. Ok, va bene, cioè figurati, non c'è problema. Vai in quello dove c'è l'erba. Non ci arrivo. Sto provando ad andarci, ma non va. Vediamo di tornare indietro in qualche modo. Vediamo se si può scendere di là con la scala, anche se non credo. Sì, ci arrivo. Aspettate, forse da qua ci arrivo. Sì, ok, ci sono arrivata. Perfetto. Era dall'altro che ci dovevo arrivare. Oddio, non ci credo! Qui posso scendere. Posso scendere? Dimensione usare Ring Fit che sto ingrassando di nuovo, eh. Sì, no, guarda che serve. Oddio, non ci credo! Ragazzi, momento epico, ragazzi. Non ci credo, ho finito il labirinto! Raga! No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Fantastico, fantastico, io mi metto a ballare ancora perché... GG per averlo finito. Sì! Grazie ragazzi, non ce l'avrei mai fatta senza di voi. I giochi che ho giocato di più alla Switch sono Hollow Knight, Ori and the Blind Forest, entrambi platform. Sì, Ori and the Blind Forest lo conosco, ho giocato alla demo, però conosco più o meno cos'è e so che è molto molto amato. Numero 1, yes! Perfetto. E, che volevo dire? Ah sì, poi ho avuto appunto Kingdom Hearts Melody of Memory e l'ho giocato, cioè lo sto giocando. Yes! Good game, good game, good game! Va bene. E poi l'ultimo gioco che ho preso l'ho comprato con i miei bellissimi soldini che è stato Mario Kart. E niente, raga, che bello, ho finito il labirinto, non ci credo. Ma dobbiamo andare a visitare la casa, per forza. Poi ho giocato il primo su Switch e il secondo su PC, entrambi amati, poco da dire. Eh sì, no, sì, è molto bello, veramente. Ovviamente qui... Guardiamoci la casa, dai.
Went to another dream. Sì, ragazzi, allora la prossima puntata delle Isole della Morte vedrà il secondo livello dell'isola. Maronna mia, maronna mia, maronna mia. Va bene, ragazzi, Oddio, procedi a livello 2. Ah, sarà il... Oddio, thank you, Mario! But our princess is in another castle. Ah, bene, ok. Oddio, non ce la faccio, non ci credo, ragazzi. No, qua ci vuole una foto. Ci vuole una foto. Devo fare assolutamente la foto. Aspetta, cosa a livello 2? Sì, però non in questa live, ragazzi. No, no, basta, non ce la faccio stasera. Un'altra ora appresso a questa cosa. Non ce la faccio. Va bene, una bella foto. E una bella foto anche fuori. Me lo ricordavo diverso, Dead Island. No, veramente, ragazzi. No, basta. Come si fa? Come si fa? Beh, magari il livello 2 è più facile del primo, e io non lo so, non direi proprio. Va bene, ho fatto una bella foto. Emanuele, puoi anche dire... Nell'altra stanza c'è il codice per... infatti c'è il codice. Mo prendiamo il codice. Mamma mia, ragazzi, tempo record 1 ora e mezza, diciamo. Beh, mai dire mai. Eh sì, no, comunque no, non si fa adesso. Questa è la stanza di prima, dove capitavamo una volta sì e l'altra pure. Tutto è possibile. Eh sì. Non è troppo tempo, diciamo. C'è gente che ci sta 5 ore. Oddio. Wow, cioè nel senso noi potevamo anche spawnare in uno di questi tubi qua, fatemi capire. E perché non siamo mai spawnati in questi tubi? Ah, perché forse sono tutti troppo vicini? Non lo so. Boh. Vediamo piano di sopra e piano di sotto, non ci sono, va bene. E vabbè, si va, raga. First try, no damage, tranne al cervello. Livello 2, facciamo una bellissima foto a questo livello 2. Io mi siedo per terra un'altra volta. Aspettate, fatemi sedere in terra. Ecco, meraviglioso. Va bene, io torno alla mia isola perché e basta. No, non lo faccio adesso. Non lo faccio adesso. Mo chiamo il soccorso, mi faccio riportare in piazza. E arrivederci e grazie. Basta così? Ah, mi sono attaccato al cervello. Sì. Ah, non va bene, scusami. Buonasera. Buonasera. Aspettate, fatemi uscire, se no questo non mi prende. Ah, ma tra l'altro questo dopo il buonasera inizia la cantina, SamXT. Qualcosa che mi dice che loro tengono molto la tua salute mentale. Sì, assolutamente sì. Vai, vola, 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 vola. Ma stai andando a dormire? Aspetta. Ah, va bene, ora vado che si è fatta una certa. Buonanotte, grazie, è stato divertente. Grazie a te. Ora chiudo anch'io comunque, cioè potevi anche non andartene adesso, cioè che io sto per chiudere. Sto tornando alla mia isola e poi vi saluto. Ragazzi, comunque è stato veramente terribile. È stato terribile. Mamma mia, non ce la facevo più. Io poi... prima l'isola, poi vado che poi tengo. Ma l'isola nel senso, cioè, vuoi vedere un po' la mia isola? Mi faccio un giro molto rapido, però, E niente, hashtag usiamo il soccorso perché ci scocciamo di tornare indietro. Va bene, domani è un'interrogazione. Ragazzi, studiate, studiate, andate a dormire. Se domani avete le interrogazioni. Scusate. Comunque, un'acciritoria. Veramente. Va bene. Ciao bella.
Ciambella. Comunque, se vi volete visitare la mia isola con più calma, poi vi metto a domani per il colpo finale. Me ne vado anche io intanto, ok. Buonanotte Alessio, buonanotte. Comunque non penso che la faccio domani la seconda isola, o forse no. Cioè, dipende che c'ho da fare domani. Domani che giorno è? Giovedì. Venerdì sono in live su The Dark Side. Domani se c'ho... Sì, dai, domani streamiamo, però non lo so se faccio questo o altro. Potrei fare un gioco delle trappole, non lo so. Vabbè, voi tenete sotto controllo il canale, guardatevi le notifiche che io scrivo cosa facciamo nelle live. Così se avete voglia venite, se non avete voglia dite no, che palle, fa questo stasera, non voglio vederlo e non venite. Cioè, easy, proprio tranquilli. Allora, questa è la mia casetta. Vado anch'io così leggo un po' e devo finire la storia infinita, veramente, wow. Buonanotte, notte, notte. Sì, dobbiamo fare... Ma tra l'altro io voglio giocare con voi a Mario Kart. Quando voi admin siete pronti? Io intanto sto facendo vedere la mia casa. Questa è la cucina. Quando voi altri siete pronti e volete fare una partita di Mario Kart, io gioco con voi stavolta, ovviamente. Buonanotte. Di qua ci sta un bagno che deve ancora essere finito, quindi perdonatemi se fa un po' schifo. Cioè, vedete, non lo voglio fare così. Sto ancora pensando come farlo. Sta lì da un po' di tempo. E questo vi sto facendo vedere la mia isola. Grazie mille, Glitter Tears. Bello, bello con te questo nickname. Ragazzi, siete tutti bravi. Se tieni il gioco dove non serve il Nintendo Online, gioco con te. Purtroppo per giocare insieme serve per forza l'online, perché sennò mica, cioè, come ci colleghiamo? Questo è ancora, sono ancora rimasti di Natale, lasciate stare. Che io lavoro fuori dall'isola, in casa non me la penso proprio la casa. Anche se in casa si possono fare più cose. Meglio di me sicuro è già una fortuna che tengo il letto. Mamma mia, qua ci sta la zona dove faccio i giveaway, ci sono i pacchettini, perché ve l'ho detto, io sono admin del gruppo che vi scrivo qui. Aspettate, ora vi scrivo il nome del gruppo. Scusate se sentite la tastiera. Ok, questo è il nome del gruppo Facebook e se volete unirvi... Figo, ma quanti soldi tieni? Tanti, perché allora io sono admin di questo gruppo di Animal Crossing insieme anche a Black Anubis, altre persone che in genere non vengono qui in live a vedermi perché sono molto occupate sul gruppo e quindi tra di noi ci scambiamo un sacco di cose. Poi considera che io ho 850 ore, quindi ho avuto il tempo per farmi soldi, per prendere oggetti, eccetera, eccetera. Va bene, vi faccio iniziare il tour da qua, ma se è iniziato da poco comunque è normale che sei povero, no? Allora, qua c'è un piccolo, diciamo, lungomare, una terrazza sul mare, dove in genere si possono vedere le stelle, ci si può tuffare, eccetera, eccetera. Faccio molto veloce. Di qua ci sta un ristorantino sempre sul mare, ed è carino qui, cioè mi è venuta l'idea perché qui, viene Volpolo, quindi si vede anche la barca e si possono fare anche belle foto, quindi è proprio un ristorantino sul mare questa zona, capito? Ora, scendendo da questo lato... Abbiamo un piccolo parco dove c'è un'altra casa che devo ancora allestire, che sarà la casa di ristoranti, eccetera, eccetera, cioè di luoghi turistici, diciamo. E qui ci sta una zona per fare un picnic. Di qua ci sta l'altra zona del giardino, appunto, che devo però ancora allestire, una zona nuova. Sto facendo zone nuove, appunto. Qui c'è un'altra sempre zona della parte naturale dell'isola e qua ci sta praticamente una zona parco. Comunque, dicevo, potete iscrivervi al gruppo dai 14 anni in su se volete e lì facciamo giveaway, giochini, eccetera, eccetera, tante cose belle. Siamo arrivati a 4.000 utenti. Di qua sto ancora allestendo, quindi cioè, vi faccio fare un giro rapido, però non è... Gullivar! E dopo ci parlo, eh. Qui ci sta un piccolo locale sulla spiaggia anni 50. Qua è una piccola zona di relax. Cioè, ho 14 anni. Shock, first reaction: shock. Shock because in our minds everything is connected with UK. Ok, basta. Qui c'è una zona bosco. Ragazzi, quanti fossili! Sempre zona naturale. Questa è tutta la parte naturale dell'isola. Grazie mille, comunque la sto cambiando, sto modificando un po' di cose.
parte naturale sempre. Qua dietro devo allestire perché l'ho cambiato da poco. Oh, no, povero mughetto. Mi dispiace. Va bene, di qua pure si deve allestire, vabbè. Scendendo da questo lato abbiamo il giardino di Super Mario con tutti gli oggetti, un oggetto ciascuno tranne le monete di Super Mario. E niente, c'è tipo un piccolo percorso 2D come dovrebbe essere il gioco di Super Mario, tipo platform, il Womp carino, la stella, i funghetti, la bandiera, eccetera eccetera. Vero, molto molto bello, complimenti, ti sta uscendo bene. Grazie mille, grazie grazie grazie, mi aiutano molto i viaggi nei sogni che faccio, eh. Considerate questo, e anche Pinterest dà una mano. Ok, allora andando di qua andiamo nella zona villaggio. Qui ci sono le case, qua è in allestimento, ho usato questa zona per spostare alcune case. Abbiamo qui Raimondo, non vi faccio vedere dentro le case, tanto sono uguali, possiamo vederlo altre volte. E qui c'è Wolfgang. Scendendo di qua si arriva alla zona appunto del villaggio turistico, perché la mia isola è nata come isola turistica, quindi il villaggio era tipo residence che stavano tutte le case vicine, e poi ci sta l'isola che ti puoi visitare, un'isola molto rilassante, turistica, eccetera, eccetera. Qui quindi ci sono le case dei villager, Grinfia che pensa ma non avrà la mia attenzione, che sono messe così, vedete, una a destra e una a sinistra. In questo modo, e ognuno ha il suo spazietto, il suo giardinetto, come appunto vogliono i residence, diciamo, i villaggi turistici e cose varie. Alcuni ce l'hanno più piccolo per motivi di spazio, però vabbè. Se si va di qua devo modificare giusto i pattern. Qua prima c'erano dei pattern con delle tazze sopra, appunto, tipo zona caffè, relax, con le macchinette, giustamente vicino al villaggio dei villager, se vogliono prendere qualcosa, non lo so. Qua ci sta una cosa di tarantole, perché una volta in live beccai un'isola delle tarantole ed era divertentissimo. Posso passare? Grazie. Qua ci sta una zona per farli suonare. Questa è una piccola zona relax con piscina nel caso il mare non fosse gradito. E poi dopo vi faccio vedere di qua. Allora, poi Grinfia, spostati! Ok. Allora, di qua devo sempre modificare tutto. Vedete che ci sono ancora i pupazzi di neve e i pattern sbagliati. Comunque abbiamo questa parte qua dove è un piccolo passaggio, divertente finché non si è aracnofobici, esatto. No, ma io ho avuto paura dei ragni ovviamente, cioè facevano schifo proprio, però è stato divertente perché in chat ci siamo divertiti un sacco. Anche qua devo cambiare tutto, fare sempre una zona caffè, vedete, coriandoli per terra perché era allestita tema carnevale. Magari trovate delle foto sulla mia pagina Instagram dedicata ad Animal Crossing che trovate sempre in giro nel mio canale. Qualche link se cliccate. Qua è sempre una zona bar che poi vabbè, vi faccio vedere, una specie di ristorantino. Poi vi farò vedere quando sarà finita. Piccolo lungo fiume, giusto per chi ci serve pescare. Anche qui i pattern sono sbagliati. Queste erano delle piattaforme, delle cose. Lasciate stare le cose, i pattern per terra perché sono sbagliati. Li devo cambiare perché mo li ho anche riordinati, quindi devo cambiare tutto. Questa è una zona dove si vendono le maschere e le tavole da surf. Essendo un'isola turistica, si può fare surf, si può fare sub, tante attività carine. E quindi ci sta la vendita. E poi qua vi potete stendere e prendere il sole, insomma, una spiaggia con un angolo vendita. Qui c'era la zona pirati che ho spostato. E ho spostato delle cose appunto per fare il ristorante in alto. Ve l'ho detto, è ancora un po' in allestimento. Ora vi faccio vedere la parte, diciamo, un po' più bella dell'isola, la parte che ho fatto adesso, che ho finito, oltre questa parte dei villager, che è anche la parte che trovate quando entrate nella mia isola tramite l'aeroporto. Cioè, qui c'è l'aeroporto, voi andate di qua e vi trovate in questo piccolo giardino ingresso naturale, perché sto aspettando la primavera che si fa bellissimo. E insomma, dove trovate queste cose qui. Hello there! Scipio Twitch. Ah, e ora buonanotte. Ah no, oppure buonanotte, cioè sono arrivato. Ciao! Abbiamo appena finito Super Mario. Dove sono i cartelli su scritto lavoro in corso quando serve? Ah, hai ragione, li devo mettere qua, wow, che grande idea. Allora, qui c'è una spiaggia che devo ancora giusto mettere un paio di cose qui al centro, che prima c'erano i fiori. Di qua c'è una piccola zona relax sulla spiaggia dove devo mettere i pattern per terra soltanto. E qua devo metterci un altro sgabello di rattan, li devo ordinare. Vabbè, il lungomare è fatto così,
e va appunto dalla piazza e si fa tutta la spiaggia. Qui ci sta un'altra area naturale perché sta arrivando l'estate e la primavera, quindi voglio assolutamente mettere queste zone così. Qua c'è una zona appunto per rilassarsi. La fontanella perché è spenta, vabbè. E si va di qua e si arriva sempre nella piazza. Vabbè, è la stessa strada di qua. Si è scetata, non so perché. Quindi avete sentito questa cosa, non so perché si sceglie. Quanto tempo? 850 ore. No, penso di meno di 850 ore, perché molte ore le ho dedicate a giocare per il gruppo, a scambiare oggetti, eccetera, eccetera. Qua c'è una zona per far suonare i villager. Vabbè, sempre piccola zona fontanella, vabbè. Di qua, sempre dal lungomare si arriva. Si sale di qua. Grazie mille. Pisellazzo, ok. Strange nickname. Grazie per il follow comunque. Dicevo, qui ci sta una piccola. Non mi piace questa musica, non la cambio. Ci vuole qualcosa di più romantico. Ok. Quindi qui ci sta una zona per prendere il caffè. Vedete che qua c'è anche la teiera, anche se c'è il tè. Nome creepy, eh. Di qua c'è sempre un parco che poi va verso il museo che sta qua sopra, dove ci sta ancora roba di carnevale che devo togliere. Infatti, me la tolgo un attimo. Va bene. Buonanotte, buonanotte. Grazie mille per aver seguito parte della live. Grazie, grazie tantissime per essere rimasto dopo il raid. So che alcune persone si rompono e se ne vanno. E ci vediamo la prossima volta. Allora, le canzoni, guarda, basta che apri il catalogo tutti i giorni, oltre quando ti viene KK sull'isola, però basta che fai articoli speciali e le trovi qua. Vedi? Alla fine, trovi sempre una musica al giorno. Allora, ragazzi, salendo di qua si trova una zona relax di lettura, dove ci sta appunto questo telo per terra con una bella tazzina di tè, c'è anche il camino se fa freddo. La libreria, eccetera, eccetera. Di qua è sempre zona carnevale, qui ancora la devo fare purtroppo, un po' abbandonato. È ancora casinista così. Qua c'è un bar sulla spiaggia. E la cosa carina di questo bar, però l'ho vista su Pinterest, questa non è farina del mio sacco. Ancora ne la tengo senza saperlo. Eh sì. Si va così e si mette uno al bancone e gli altri che stanno lì, capito? Io faccio il barista. È una cosa simpatica, secondo me. Vabbè, poi detta questa cosa un po' triste. Ok, allora. Ma dici a me che vai a dormire? No, dici a Swordfire? Vabbè, comunque, andando giù da questo lato. Questo è il vert. Ok, sì. Andando giù da questo lato si trova sempre questa zona che però vorrei eliminare. Qui c'è un altro bar sulla spiaggia. Qui ci sta sempre una zona relax sulla spiaggia con un pupazzo di neve che non serve. E andando qua su. Ah, qua c'è sempre, vabbè, una zona con un tavolino, eccetera, eccetera. Spiaggia, spiaggia, spiaggia ancora non fatta, non finita. Di qua non l'ho finita dove stanno le tende, cioè qua non c'è niente. Ok, di qua ci sta la zona orientale con il ristorante, il giardino zen dove questi pattern diventeranno pietre, ovviamente non vi preoccupate, sono fatti male. Quindi giardino giapponese. Salendo di qua abbiamo la zona campeggio, dove c'è appunto il campeggio di quello che viene, diciamo, dove vengono i villager a campeggiare. Di qua c'è la zona orto con i miei alberi da frutta, dove ovviamente voi potete venire a prendere la frutta. E qua ci sta una zona allestita, che è una zona dove c'è un gioco che si chiama il gioco delle trappole, che magari porto in live anche nei prossimi giorni, dove praticamente devi superare queste strisce di trappole. Ci sono varie trappole ovviamente che si susseguono, finché ovviamente ogni striscia che riesci a superare vinci un premio, e i premi ovviamente li impacchetto personalmente. E questo, insomma. E ora vi faccio vedere l'ultima zona, che è la piazza del mercato, e poi abbiamo finito.
Aspettate un attimo, che mi ha scritto Alberto. Aspettate un attimo, torno subito. Sto dando un attimo una buonanotte che è andato a dormire. Allora, di qua, quindi vabbè, qua ci sta la zona osservatorio, però ragazzi devo ancora modificare un bel po' di cose. Ciao Cesbre, ciao Cesbre, ehi là, buonasera, grazie per il follow, molto gentile, grazie. Perché dice uno spettatore quando siete sette? Boh, non ho idea. Va bene, vi faccio vedere l'ultimissima zona. Ah no, ora è uno veramente. Strange. Vabbè, vi faccio vedere l'ultima zona dell'isola per chi magari si vorrà recuperare la live. Non lo so cosa è successo. Eravate sette fino a due secondi fa. Ok. E quindi adesso questa è l'ultimissima zona. Stai facendo un tour dell'isola? Sì, me l'aveva chiesto JB0. E però diciamo ho appena finito la mia live, io in genere faccio 2 ore, quindi mancano giusto 10 minuti. Tra poco farò i saluti, però penso stiamo solo io e te adesso. Vabbè, se ti interessa, dopo il tour della mia isola, questa è la parte finale, dove stanno appunto i negozi. Vabbè, comunque mi chiamo Cesare. Ah ok, ciao Cesare. Vabbè, qui ci sono i negozi, quindi fine. C'è questo qua e poi c'è la zona dove abbiamo gli schemi, che ovviamente sono gratis, quindi chiunque che viene sulla mia isola può prenderne alcuni. Va bene, e questo. Quindi diciamo che io avrei finito adesso, poi siamo rimasti, cioè se ne sono andati tutti. Vabbè. Ok, va bene, e questo è. Sono arrivato tardi. Vabbè, mi dispiace un sacco. Il fatto è che io domani devo seguire dei corsi all'università. Ovviamente è sempre online perché per il Covid. Però comunque lì, cioè, devo seguire, quindi devo stare bella assetata. Sto sbagliando. Ok. Devo seguire, quindi devo stare bella assetata. E perciò, diciamo, ci salutiamo. A sto punto saluto solo te perché sei entrato adesso e ora abbiamo finito. Mi dispiace tanto. Vabbè, comunque io penso di stare in live anche domani, però inizio prima. Cioè in genere faccio dalle 9:30, 10. Oggi ho cominciato tardi perché avevo delle cose da fare sul mio gruppo di Animal Crossing, che puoi leggere sopra, ci sta, questo è il nome, se vuoi iscriverti, non lo so. È da 14 anni in su, se vuoi. Ci scambiamo cose, facciamo dei giochi, sono simpatiche, abbiamo circa 4.000 persone nel gruppo, io sono uno degli admin. Vabbè, finita diciamo questa bellissima sessione di gioco che abbiamo fatto, abbiamo visitato l'isola del livello 1 di Super Mario, a tema Super Mario, non è di Super Mario, a tema Super Mario con un labirinto. È stato molto brutto, ci abbiamo messo 1 ora e mezza per uscire dal labirinto. E penso ci vediamo domani con un'altra live sempre qui su questo canale. E ti ricordo, vabbè, ricordo a chi vedrà la live dopo, perché comunque vedo che ho diverse visualizzazioni dopo aver chiuso. Ci vediamo venerdì sul canale The Dark Side of Naples, che sta tra i miei consigli, tra i miei canali consigliati, per la live del gioco di ruolo di Star Wars, dove appunto partecipo anche io. Abbiamo appena finito la prima campagna, stiamo iniziando la seconda, quindi se volete unirvi a noi ci sarà sempre un rapido recap delle puntate precedenti e poi cominceremo. E niente, quindi vi aspetto domani, magari portiamo di nuovo Animal Crossing, perché Zelda l'ho portato lunedì, se non sbaglio. Quindi portiamo di nuovo Animal Crossing e potremo fare il livello 2 di quest'isola, dell'isola, il livello di Super Mario. E quindi io ringrazio chi ha seguito la live, ringrazio i nuovi follower che siete sempre super super bellissimi, siete anche sempre molto sostenitori, diciamo, grazie mille. Ringrazio come al solito i sub, oggi non ci sono stati nuovi sub, quindi ringrazio i miei 4 amatissimi sub che mi hanno dato il sub così a caso, perché non lo so perché, non è, cioè, è disinteressato questo canale dalle sub. Però vi ringrazio comunque, e cioè grazie mille, poi li posso ritirare a $100, ma ne ho tipo 10, e quindi ci vorrà tempo.
Va bene, quindi grazie mille a tutti e ci vediamo domani con un'altra live su Animal Crossing. Questa volta streamerò un po' prima, magari non inizio alle 11 così non finisco tardissimo. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao ciao!